siamo un'organizzazione che si occupa di regalare vacanze gratuite a bambini che hanno patologie gravi e croniche, patologie nell'ambito oncologico ed ematologico. L'altro grande gruppo di patologie che noi ospitiamo sono quelle di tipo neurologico complesso. Queste sono le due grandi categorie, dai 6 ai 17 anni senza genitori, più piccoli vengono con le attività dedicate alle famiglie, e poi abbiamo appunto anche delle sessioni invece pensate soltanto per i fratelli e le sorelle dei bambini che hanno gravi patologie, che come sapete sono un po' i grandi dimenticati di tutto il mondo sociosanitario. E poi c'è tutto il mondo dei ragazzi che diventano grandi, quindi superati i 17 anni non sei più un camper, ma torni a Dinamo per imparare a fare il futuro volontario. E questo è un po' diciamo, la meraviglia del nostro progetto, non è solo una vacanza, ma è un accompagnamento per la vita. Dinamo Camp è un'impresa, il cui modello di business è chiaro. I ricavi sono liberali, i costi sono molto fissi. Quindi è un modello di impresa che per poter stare in piedi ha bisogno di un'attività di sostenibilità industriale, cioè di una raccolta fondi industrializzata. Quindi Dinamo Camp ha la forma giuridica di un ente del terzo settore, ma alla costituzione organizzativa di un'impresa. Primo concetto importante. Da qui sono nate le necessità di costruire altre imprese. Noi siamo in 1200 ettari, è ovvio che non uso 1200 ettari di Dinamo Camp. O mi invento qualche altro business, o se no la tasca del filantropo è sollecitata in maniera importante ogni anno. Allora, come crei un modello di business che regga una macchina così, basata sull'occupazione? Perché ricordiamoci che un altro degli elementi di Dinamo è che noi creiamo posti di lavoro. Quindi una parte è filantropica per quanto riguarda la missione sociale, una parte è business. Allora, noi abbiamo la missione sicuramente sociale di sostenere i bambini con patologie gravi e croniche, una missione basata sulla formazione. Creo e condivido quello che ho imparato con Dinamo, cioè come si fanno le imprese sociali sostenibili e come si curano le altre persone. E questi sono i due filoni di Dinamo Academy. Poi ho la conservazione della natura, perché se devo conservare la mia oasi nella quale mi trovo 1200 ettari, noi sappiamo che la conservazione della natura o è basata su fondi pubblici, che noi non abbiamo, oppure mi devo inventare attività economiche che la rendano sostenibile, quindi agricoltura bio, allevamento bio, ecoturismo, conservazione, formazione e partnership importanti sull'ambito della natura e dell'ambiente. Terza missione è quella di uscire nelle comunità, quindi ho delle imprese prodotto con le quali sostengo il brand di Dinamo. Consideriamo che per fare un prodotto eccellente, costruire una filiera sostenibile, ci vogliono anni e investimenti. E qui crolla, diciamo, e qui viene messo in crisi il sistema economico, dove il concetto di investimento in imprese così è zero. Io non sto parlando delle società benefit, sto parlando di un'altra creatura, cioè di creature che restituiscono parte del loro profitto alla missione sociale.